Ciao a tutti e benvenuti a un video super speciale. Io sono Bingo e questo è il vostro tutorial di magia con le carte. Un gioco mai visto prima, ma semplicissimo. Semplicissimo, ma potente. E tutto questo per festeggiare i 500 iscritti. Ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati a 500. Il passo per arrivare a 1000 è ancora lungo, ma ce la faremo. Aiutatemi e arriveremo a 1000. E i contenuti e tutto migliorerà e diventerà sempre più bello e più coinvolgente. Ma vi lascio subito alla performance. Ciao! Eccoci alla performance del... Solo una sola, only one. Il mago fa scegliere una di queste carte allo spettatore. Lo spettatore sceglie ad esempio il 9 di picche. Ecco qua. Il mago taglia e via. Il 9 di picche. Il mago fa vedere allo spettatore e a chi per lui che tutte le carte hanno il dorso rosso, tutte una a una hanno il dorso rosso, ecco, tutte, ma proprio tutte le carte hanno il dorso rosso, meno che quella scelta dallo spettatore, perché quella scelta dallo spettatore è l'unica col dorso blu. Ta-da! E ora passiamo al tutorial e buona magia a tutti. Benvenuti al tutorial. Prendiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carte, ma potete prenderne anche 6 o 8, l'importante è che siano pari. Prendete delle carte a caso, quelle che volete. L'importante è che alternate i dorsi, cioè un dorso blu, un dorso rosso, 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 un dorso blu, un dorso rosso. Il volontario o lo spettatore comunque sceglierà una carta, mettiamo il 7 di fiori. Tagliamo e mettiamo le carte che erano sotto il 7 di fiori in cima, ok? Così alterniamo queste, se no sarebbero tipo due blu di seguito, ok? Rimangono sempre tutte alternate, quindi mettiamo queste in cima e le uniamo a mo' di taglio. Poi, prendendo tutte le carte meno quella in cima, quindi prendiamo quella in cima, facciamo vedere i dorsi di quella in cima e di quella in fondo. Sono tutte blu. Questa dopo la posiamo subito lì, perché sennò flasheremmo il fatto che è rossa. Quindi la mettiamo subito lì, prendiamo l'altra e le facciamo vedere. Ecco qua, prendiamo le altre, tac. Prendiamo le altre, tac, ecco. Abbiamo posato l'ultima rossa, ne abbiamo solo più una blu. Con questa la possiamo far vedere tutta, la posiamo lì. E poi arriva il bello, perché il bello è che questa è l'unica carta di colore diverso rispetto a tutte le altre che abbiamo fatto vedere che sono blu. Ta-da! E quindi lo spettatore avrà scelto l'unica rossa. Quindi il gioco funziona sempre, è matematico e funziona in qualsiasi caso. L'unica cosa a cui dovete stare attenti è, anzi le uniche due cose, via. La prima è che voi saprete il dorso della carta scelta quando farete vedere anche i dorsi al spettatore, quindi contemporaneamente allo spettatore. Mettiamo che stavolta sceglie il 4 di quadri.
tagliamo, mettiamo le carte sotto il 4 di quadri in cima e facciamo vedere, vediamo un po', tac, tutte rosse le carte. La seconda cosa che bisogna ricordarsi assolutamente, che anch'io all'inizio provando sbagliavo ogni tanto, è che tu devi sempre togliere anche la carta subito dopo, quindi a due, ok? Perché mettiamo caso che non ve lo ricordate, fate così, ma quella dopo è blu e quindi freschereste tutto il gioco e quindi si rovinerebbe. Quindi fate molta attenzione, allenatevi bene e fatemi sapere come va. Ciao! Non mi resta che ringraziare tutti i 500 che si sono iscritti al mio canale e tutti quelli che verranno. Dai, che i prossimi festeggiamenti li facciamo a 1000 con il video più speciale che ci sia. Ciao e a presto!